Buongiorno! Oggi vi vorrei parlare di come far o risaltare l'abbronzatura o anche di come far sembrare la pelle più abbronzata, quindi di come creare quel classico effetto pelle sana, pelle baciata dal sole, pelle glowy. Per farlo utilizzerò soltanto un prodotto che è il nuovo cream bronzer di Max Factor. Tengo a dirvi che questo video è in collaborazione con il brand, ci tengo insomma ad essere il più possibile trasparente con voi. Mi raccomando, se non siete già iscritti e iscritte al canale, se questo è il primo video che vedete, benvenute, benvenuti in caso. Dicevo, se non siete ancora iscritti, qui sotto trovate il tastino per l'iscrizione, insomma iscrivetevi così non perderete tutti i miei prossimi video. Io ora la smetto di parlare perché potrei andare avanti ore, ma non mi sembra il caso, non voglio insomma annoiarvi e vi lascio subito al video. Ciao! Ok, cominciamo. Come vi dicevo prima, oggi per questo look utilizzerò il cream bronzer e a dire la verità non ne utilizzerò soltanto uno, ma ne utilizzerò due. Questo che è il numero 10 bronze e quest'altro invece che è il numero 05 light gold. Questo è un pochino più chiaro, questo invece è un pochino più scuro. E come potete vedere entrambi, se riesco ad aprirli perché io non riesco mai ad aprire i prodotti, ok, dicevo, entrambi sono due bronzer in polvere e sono entrambi dei minerali cotti. Come li utilizzo? Io a volte utilizzo soltanto questo, a volte soltanto questo, a volte invece li utilizzo insieme. Comunque adesso vi faccio vedere tutto. Per prima cosa prendo un pennello dalle setole larghe, un po' del bronzer più scuro, quindi del numero 10, rimuovo l'eccesso. Non vado a fare un contouring andando a scolpire il viso, ad esempio qui, quindi sotto allo zigomo, sotto al mento, ai lati delle tempie, ma vado più che altro a illuminare il viso e a dare al viso quest'area un pochino più abbronzata, baciata dal sole. Quindi lo stendo in tutti i punti più sporgenti del viso, che sono quelli che si abbronzano di più, quindi lo applico sugli zigomi. Poi sulla fronte. Ovviamente potete decidere voi se fare più passate per avere un effetto un pochino più intenso oppure se ottenere un effetto un pochino più soft e più leggero. Io vi consiglio un effetto più leggero per il giorno e magari un effetto un pochino più marcato per la sera. Un po' sul mento, poi anche un po' sul naso. Sul naso applico invece quello più chiaro, quindi il numero 05, e poi ne applico un po' anche sulla parte più alta degli zigomi, per dare maggiore luminosità. E mi piace molto il fatto che abbiano un effetto molto naturale, quindi sono sì luminosi, come potete vedere, illuminano l'incarnato, ma in un modo molto molto naturale. Dopodiché un'altra cosa che potete fare è applicarli anche nella zona del décolleté, soprattutto se magari avete un'occasione speciale, potete ovviamente metterli anche sulle gambe, sulle braccia, insomma un po' dove volete. Quindi anche qui prendo un po' di bronzer, lo applico per abbronzare un po' insomma anche il décolleté e illuminarlo. Poi lo applico anche sugli occhi, sempre per creare questo look bronzo. E sugli occhi adesso sto utilizzando il numero 10, ne applico un po' anche sotto alle ciglia inferiori. Come vedete l'intensità dipende molto anche dalla quantità di prodotto prelevata, se ne prendete di più risulterà più intenso, ovviamente se ne prendete di meno oppure se lo applicate con un pennello come quello che ho utilizzato per il viso con le setole larghe, sicuramente l'effetto sarà più soft. In questo caso io sto calcando un po' sugli occhi. Devo dire che è un look che mi piace tantissimo sia in estate che anche poi a fine estate per continuare a risaltare l'abbronzatura. A questo punto prendo invece il più chiaro, creo dei punti luce. Se preferite potete anche applicarlo con l'anulare direttamente sulla palpebra. E voilà, questi sono solo alcuni dei modi in cui è possibile utilizzare questi prodotti. Ovviamente li potete utilizzare in tantissimi altri modi, come dicevo prima, anche sulle braccia o sulle gambe, per un'occasione speciale li potete magari anche picchiettare sul rossetto per modificare un rossetto, per dare magari maggiore risalto alle labbra. Insomma li potete davvero utilizzare in tantissimi modi. Piace moltissimo l'effetto sulla pelle perché è molto naturale, non troppo artefatto, e dalla pelle quell'effetto glowy, quell'effetto pelle sana. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se questo prodotto vi ispira, se vi incuriosisce, se magari lo utilizzate già. Mi raccomando, mettete un bel pollice in su a questo video. Io adesso vi mando un grandissimo bacio e vi aspetto alla prossima. Ciao!